lo fanno fritto, lo fanno in altre maniere. Comunque le classiche ricette del Veneto sono il bacalà alla ricettina e il bacalà mantecato. Ufficialmente non esistono altre ricette venete. Ecco, vogliamo sentire un attimo una piccola parentesi, lo chef che cosa ci ha preparato? Qui è già microfonato. Sì, sono già microfonato. Buongiorno a tutti, io sono Piero Sundarossa della Cucineria Doc dall'Ava, poi Piazza della Mucca 49. Abbiamo preparato questa mattina tre tipologie di bacalà. Questo capisco. La ricetta classica veneziana, il bacalà vicentina, quello con il latte. Io ho fatto una versione con pomodoro che spero che mi avvalga. Allora di base i primi due sono similari, nel senso che hanno fatto di cipolla e aglio, aggiunte sotto sale, salate e miscelate, dopo il baccalà. Il baccalà viene messo a bagno 3 giorni prima su acqua che viene creata con l'olio, viene pulito e miscelato, no, miscelato, viene pulito e messo in queste pentole. Il baccalà da andare piano piano, come si prende, se prende una bocca di caldo, quello rimane in terra. Viene bollito, viene sempre pulito, viene mantecato, quindi montato come una maionese con dell'olio di semi, sempre acciughe, cipolle, dopo ognuno mette quello che vuole. Dico bene? Perfetto. Molto bene. Come si dice nel termine tecnico l'ebollizione piano piano di far bacalare? Ha un termine? Allora si dice pipare. Pipare. Il bacalà deve pipare. Ma dei filetti di baccalà con la pastella che si fanno a goma e che scende dalla cucina giudaico-romana? Quello è una tipologia, no? Questo baccalà sarà... Sempre il baccalà. No, vorrei dare così un'informazione, diciamo, economica. La pesca del baccalà dello Stoppe, diciamo che si aggira su 4.500 quintali di pesce. Il 90% viene in Italia, il 75% in Veneto. Quindi il rapporto tra Veneto e Lofoten è molto stretto. Diciamo i primi acquirenti delle loro riserve di pesce. Quindi diciamo che abbiamo un ottimo rapporto con la Norvegia. Un'ultima cosa, Piero Peretti in Norvegia è considerato un eroe, molto più di Cristoforo Colombo. Cristoforo Colombo per loro è un piccolo impostore, perché dicono che in America ci sono arrivati prima i vichinghi, mentre Piero Peretti è arrivato lì e ha unito i popoli, perché ha iniziato quella volta un rapporto di grande amicizia tra queste isole sperdute. Una curiosità che non si permette al termine, ma lo stesso Piero Perini dice che qui la gente lo chiama culo mondo. Siamo arrivati in questo posto disperso, per la gente di grande cuore. Bene, io direi, chiediamo al pubblico se c'è qualche domanda, qualche curiosità. Dobbiamo concludere perché bisogna anche assaggiare questo baccalà, no? Se sta tramando. E bisogna anche dare merito alla cucina di Sergio Martin, dell'equipe di Sergio Martin, Doc dell'Ava, che ha accolto con entusiasmo questa nostra iniziativa. E un bel applauso va anche all'Asco, alla Fitre, ai collaboratori, a Paola, a Pederneschi che si sta eclissando, e soprattutto al presidente FIFE Sergio Lucchetta, che ci ha dato spazio e ospitalità, nonché a tutto lo staff di questo, per questa giornata. Grazie e invito tutti i presenti anche al di fuori dello stand ad assaggiare il baccalà di Sergio Martin, considerando che poi noi sabato, ripeto, 29 marzo saremo a Visinale con un bel menù tutto a base di baccalà.
dall'antipasto al dessert, sarà un baccalà liquido, sì, al dessert, tutto è compreso anche dell'ottimo cardise. Grazie, e vi faccio la parola. Direi che a questo punto è un commercio di Pordenone nazionale, che ringraziano i presenti e il chef di Sergio Martin che ci farà degustare, e grazie per gli interventi molto interessanti e stimolanti. Se il pubblico vuole cominciare a degustare e fare delle domande, lo può fare direttamente. Allora, adesso vi stiamo servendo un pochino col baccalà mantecato. Intanto cominciamo a piantare il baccalà, la presentina e quello in rosso. Ovviamente prima di andare via dovreste cortesemente sottolineare, prima di andare via dopo aver degustato, sottolineare con un applauso l'indice di gradimento che deve essere adeguato al gusto. Però non prima di aver degustato, quello l'abbiamo fatto per l'iniziativa, dopo lo faremo per l'indice di gradimento. Fino a qualche decennio fa era considerato un mangiare di poveri il baccalà. Tanto è vero che per nobilitarlo dicevano che avevano mangiato pesce veloce del Baltico, e purè di mais invece che polenta, perché si vergognava di dire fast fish food. Allora, abbiamo anche degli ottimi camerieri, o dei bravi camerieri, che sono della IAL, scuola alberghiera, che è un'altra particolarità del territorio qui alle falde della Pedemontana, della sua Daviano. Ringraziamo anche la scuola IAL per averci dato la possibilità di avere questi ragazzi. L'applauso non viene perché hanno tutti le mani e anche la doppia impegnata. Ecco, vedo che state gustando, e quindi a maggior ragione dobbiamo esserci, o dobbiamo considerarci contenti dell'offerta. Di quanto è stato predisposto e quanto stanno facendo con il nostro chef Santa Rosa. Dopo però in casa una parte anche mia, perché mi sei parlato, si mangia, quello che è via. E anche gli ultimi sei primi che poi qualcuno dovrà spiegarmi come mai il termine baccalà è usato come dispregiativo per dire una persona sei un baccalà. Dopo questa mattina mi vorrei ribellare di fronte a questo uso giustissimo, sbagliato del tempo. Perché il baccalà richiama il stoccafisso secco, cigarino, dal rispetto a monte, poi cambia. Una cosa vorrei dire, intanto che state gustando questa specialità norvegese, le massaie, scusate questa terminologia ormai entrata nel linguaggio comune, sanno che il miglior baccalà è considerato il ragno. Dico, vi risulta? Come mai si chiama ragno? Perché uno dei primi importatori di baccalà, o esportatori, era la famiglia norvegese Ragnus, da cui la parola ragno. In italiano Ragnus che legge ragno, poi portato direttamente il ragno. Questo qui è il miglior baccalà. Allora mi si chiede una C, baccalà, baccalà. Diciamo che il termine italiano è considerato baccalà, è una doppia C. Il veneziano e il veneziano usava una C per semplicità, facevano baccalà, quindi è doppia, siamo perdi. Ed è stata la prima volta che poi si sente parlare in maniera più ampia del baccalà, è stato dopo il 1563, quando negli ultimi giorni del Concilio di Trento si è parlato di cibo di mare, di penitenza. E allora c'è stato un arcivescovo
svedese che ha detto, si chiamava Olaf Magnus, che disse: io ho il cibo per voi, perché volevo esportare appunto questo baccalà, questo stoccafisso, che si poteva facilmente schipare in balle con pezzi di legno. E poi soprattutto che il baccalà non va male, l'unica cosa che tiene sono i vermi, come il legno, come diciamo i carioi quali chiamiamo, però altrimenti si conserva in maniera esemplare per tanto tanto tempo. E allora hanno importato dalla Svezia e dalla Norvegia appunto lo stoccafisso. Quindi 1563 dopo il concilio di Trento. Si potrebbe anche fare adesso che abbiamo la riunione degli alpini, abbiamo la festa degli alpini a Pordenone, un bel abbinamento montagna baccalà, con la famosa canzone, poi mamma che facciate, volente baccalà.